E poi dipendiamo anche dal caso, il caso che domina la nostra vita, sia quando lo sappiamo e ce ne rendiamo conto, che quando non lo sapremo mai. Per esempio, siamo disorientati dalle coincidenze, stupiti quando incontriamo qualcuno che conosciamo dall'altra parte del mondo. Ma quante persone che conosciamo non abbiamo incontrato per 5 metri o 5 secondi e non lo sapremo mai? E quanti mancati incontri hanno determinato l'andamento della nostra esistenza? È incredibile anche, se ci pensate, che un giorno potremo incontrare uno di quelli che stanno nascendo in questo momento dall'altra parte del mondo e questa persona potrà cambiare la nostra vita, potrà renderci felici oppure infelici, potrà darci tutto quello che ha o prenderci tutto quello che abbiamo, potrebbe farci ammalare o potrebbe anche farci guarire. È il caso. Dipenderà tutto dal caso che ci farà incontrare e da come noi saremmo diventati. Alla fine di questo discorso possiamo dire che 65 milioni di anni fa c'era un asteroide che vagava per lo spazio. Le è capitato per caso di avvicinarsi troppo alla Terra, qualche migliaio di chilometri che nell'infinito sono davvero niente. Ne è stato attratto e si è schiantato al suolo, creando un cratere di circa 300 chilometri di diametro, a causa del quale sono arrivati terremoti, maremoti, il sole si è oscurato, ne sono arrivati tanti altri, una pioggia di meteoriti. E la vita, in un solo secondo e per diversi milioni di anni, è scomparsa. Poi, lentamente, è ricominciata a venire fuori, perché sembra che non si possa fermare. E siamo venuti fuori noi, che eravamo sotto traccia, che abbiamo avuto modo così di giocarci le nostre carte. Quindi, non lo sapremo mai. Potrebbe esserci un grande progetto, o potremmo essere tutti quanti qua anche per il caso. Lo stesso caso per il quale anche domani la Terra ruoterà, il Sole sorgerà e ci sarà ancora la vita, molto probabilmente. Thank you.